Renegade Compass Model Year 24, oggi offerte nelle due motorizzazioni e-hybrid e plug-in hybrid. E-hybrid, il primo passo verso l'elettrificazione, quindi una motorizzazione termica con una piccola batteria che mi permette di avere performance migliori, ridotti consumi e ridotte emissioni senza necessità di ricarica alla spina. La vettura si ricarica nel consueto utilizzo. E poi abbiamo la motorizzazione plug-in hybrid, il cosiddetto 4xe, che è diventato un marchio all'interno del marchio Jeep, quindi una vettura che accoppia un motore termico tradizionale da 130 o 180 cavalli accoppiata a un propulsore elettrico da 60 cavalli per un totale di 190 o 240 cavalli. Versione plug-in hybrid che quindi si può muovere completamente in elettrico fino a 50 km di autonomia in propulsione 100% elettrico. Performance al top della categoria, pensate, da 0 a 100 in meno di 7 secondi e mezzo, una vettura che si ricarica dalle 2 alle 4 ore e vetture 4xe che sono 4x4, con un 4x4 sempre disponibile. Renegade Model Year 24 che porta con sé notevoli migliorie tecnologiche, soprattutto all'interno, nuovo volante, nuovo sistema di infotainment molto più performante, schermo del sistema infotainment 10 pollici e 1, cruscotto digitale 10 pollici e 25, una vettura 100% connessa, quindi io potrò dialogare con la macchina, io proprietario, 24 ore al giorno semplicemente usando il mio smartphone, e altre migliorie quali ad esempio retrocamera posteriore di serie su tutta la gamma. Compass Model Year 24, anch'essa notevole migliorie. Pensate al livello di guida assistita 2, che è il massimo livello attualmente consentito, 100% connessa come Renegade, e una razionalizzazione della gamma e una semplificazione dell'offerta.